questo accordo comporta che per ogni bambino, per ogni nuovo cittadino che arriva, il comune gli regala una pergamena di benvenuto, diciamo facendo in modo che il bambino cresca già con una visione alla fratellanza, alla solidarietà e dà un contributo all'UNICEF, quindi crea praticamente un ponte ideale tra i bambini fortunati che nascono a Brescia e i bambini molto più sfortunati che nascono in ben 156 paesi del mondo dove l'UNICEF opera. Da parte vostra, invece, quale le attività della vostra organizzazione, soprattutto penso sul territorio bresciano, di cosa vi occupate nel dettaglio? Beh, noi sul territorio bresciano innanzitutto è l'occasione per ricordare ai nostri concittadini che ci siamo. Abbiamo un negozio punto d'incontro in centro, in via Fratelli Dandolo 5, che è proprio in centro. È un negozio dove si possono trovare le pigotte che fanno le nostre volontarie, che sono le famose bambole di pezza, si possono fare le bomboniere solidali, e poi c'è un gruppo di giovani che organizzano manifestazioni. In più sono disponibili, soprattutto per Natale, è un bel catalogo di regali molto belli. Sono a disposizione dei cittadini, ricordando che un regalo UNICEF è un regalo doppio, perché fa felice chi lo riceve, ma anche un bambino lontano. Quindi se ci vengono a trovare ci fanno tanto piacere. Abbiamo un gruppo di giovani che diventa sempre più folto e anche questo lo comunico ai giovani. Se hanno del tempo libero è un tipo di attività che impegna non molto, ma che fa anche divertire.